Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno brano evangelico è collegato a quello di domenica scorsa. Dopo che Pietro, a nome anche degli altri discepoli, ha professato la fede in Gesù come Messia e Figlio di Dio, Gesù stesso incomincia a parlare loro della sua passione. Lungo il cammino verso Gerusalemme, spiega apertamente ai suoi amici ciò che lo attende alla fine nella città santa. Preannuncia il suo mistero di morte e di resurrezione, di umiliazione e di gloria. Dice che dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ma le sue parole non sono comprese, perché i discepoli hanno una fede ancora immatura e troppo legata alla mentalità di questo mondo. Loro pensano in una vittoria, ma troppo terrenale. Per questo non capiscono il linguaggio della croce. Di fronte alla prospettiva che Gesù possa fallire e morire in croce, lo stesso Pietro si ribella e gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non accadrà mai. Crede in Gesù. Pietro è così, ha fede, chiede in Gesù, crede, lo vuole seguire, ma non accetta che la sua gloria passi attraverso della passione. Per Pietro e gli altri discepoli, ma anche per noi, la croce è una cosa incomoda, la croce è uno scandalo, mentre Gesù considera scandalo il fuggire dalla croce, che vorrebbe dire sottrarsi alla volontà del Padre, alla missione che Lui gli ha affidato per la nostra salvezza. Per questo Gesù risponde a Pietro, «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 10 minuti prima Gesù ha lodato Pietro, gli ha promesso di essere la base della sua chiesa, il fondamento. 10 minuti dopo gli dice Satana. Come mai si capisce questo? Succede a tutti noi. Nei momenti di devozione, di fervore, di buona volontà, di vicinanza al prossimo, guardiamo Gesù e andiamo avanti. Ma nei momenti dove viene a incontro la croce, fuggiamo. E il diavolo, Satana, dice Gesù a Pietro, ci tenta. È proprio del cattivo spirito, è proprio del diavolo allontanarci dalla croce di Gesù. Rivolgendosi poi a tutti, Gesù aggiunge: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In questo modo egli indica la via del vero discepolo, mostrando 2 atteggiamenti. Il primo è rinunciare a se stessi, che non significa un cambiamento superficiale, ma una conversione, un capovolgimento di mentalità e di lavori. L'altro atteggiamento è quello di prendere la propria croce. Non si tratta solo di sopportare con pazienza le tribolazioni quotidiane, ma portare con fede e responsabilità quella parte di fatica, quella parte di sofferenza che la lotta contro il male comporta.
La vita dei cristiani è sempre una lotta. La Bibbia dice che la vita del credente è una milizia. Lottare contro il cattivo spirito, lottare contro il male. Così l'impegno di prendere la croce diventa partecipazione con Cristo alla salvezza del mondo. Pensando a questo, facciamo in modo che la croce appesa alla parete di casa o quella piccola che portiamo al collo sia segno del nostro desiderio di unirci a Cristo nel servire con amore i fratelli, specialmente i più piccoli e fragili. La croce è segno santo dell'amore di Dio, è segno del sacrificio di Gesù e non va ridotta a oggetto scaramantico oppure a monile ornamentale. Ogni volta che fissiamo lo sguardo sull'immagine di Cristo crocifisso, pensiamo che Lui, come vero servo del Signore, ha realizzato la sua missione dando la vita, versando il suo sangue per la remissione dei peccati. E non lasciamoci portare dall'altra parte nella tentazione del maligno. Di conseguenza, se vogliamo essere Suoi discepoli, siamo chiamati a imitarlo, spendendo senza riserve la nostra vita per amore di Dio e del prossimo. La Vergine Maria, unita al suo Figlio fino al Calvario, ci aiuti a non indietreggiare di fronte alle prove e alle sofferenze che la testimonianza del Vangelo comporta per tutti noi. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni officiamur promissionibus Christi. Gratia an Tua, an quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc produsque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, dopodomani, 1° settembre, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Da questa data fino al 4 ottobre celebreremo con i nostri fratelli cristiani di varie chiese e tradizioni il Giubileo della Terra per ricordare l'istituzione 50 anni fa della Giornata
della terra. Saluto le diverse iniziative promosse in ogni parte del mondo e tra queste il concerto che si svolge oggi nella cattedrale di Port Louis, capitale di Mauritius, dove purtroppo si è verificato recentemente un disastro ambientale. Seguo con preoccupazione le tensioni nella zona del Mediterraneo orientale, insidiata da vari focolai di instabilità. Per favore, faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere i conflitti che minacciano la pace dei popoli di quella regione. E saluto tutti voi qui convenuti oggi da Roma, dall'Italia e da diversi paesi. Vabbè, vedo le bandiere lì e saluto la comunità religiosa del Timor-Est in Italia. Bravi con le bandiere. I pellegrini di Londrina e Formosa in Brasile. E giovani di Gran Torto, diocesi di Vicenza. Benvenuti. Anche vedo bandiere polacche, ai polacchi saluto. Bandiere messicane e argentine, anche gli argentini. Benvenuti tutti. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.